vi è una differenza fondamentale fra due ceppi sumerici, i sumeri cosiddetti semiti e i sumeri non semiti. Oggi noi non sapremmo nulla sulla differenza fra queste due popolazioni se non avessimo rinvenuto la tavoletta di Babilonia, che raffigura sumeri semiti e sumeri non semiti, intenti a raccogliere legname aiutati dai loro animali da soma. Ora, a prima vista, potrebbe sembrare che i somari dei sumeri semiti siano identici ai somari dei sumeri non semiti. Ma ben guardare non è così. La colonna vertebrale dei primi è più arcuata rispetto a quella dei secondi per via di un osso scapolare, detto osso sumerio. Infatti, ingrandendo l'immagine, possiamo notare che il sumerio dei somari dei sumeri semiti è più largo rispetto al sumerio dei somari dei sumeri non semiti. Oggi la moderna scienza medica ci insegna che le maggiori o minori dimensioni delle ossa e delle cartilagini è data dall'azione di un enzima del sangue detto somatina. Ma noi ci chiediamo perché la somatina del sumerio dei somari dei sumeri semiti fosse più attiva rispetto alla somatina del sumerio dei somari dei sumeri non semiti. L'ipotesi più accreditata parla di un unico enzima, proveniente però da due regioni differenti, e precisamente la somatina del sumerio dei somari dei sumeri semiti da Samaria e la somatina del sumerio dei somari dei sumeri non semiti da Samarcanda. Quest'ipotesi è avvalorata anche dal ritrovamento di alcuni sacchi pieni di chicchi di sesamo, di cui questi animali erano veramente ghiottissimi. Dalle analisi è risultato che grazie ai sacchi di semi di sesamo di Samaria, la somatina del sumerio dei somari dei sumeri semiti era resa più acida di quanto non facessero i sacchi di semi di sesamo di Samarcanda alla somatina del sumerio dei somari dei sumeri non semiti. Ma all'interno di queste ulteriori popolazioni... Per favore, non siamo al cabaret. All'interno di queste popolazioni, volevo dire, vi erano ulteriori differenze intrinseche. Ad esempio c'era chi sapeva leggere e scrivere, chi invece era analfabeta, quindi possiamo anche dire che vi erano sumeri, semiti, somari, sumeri, semiti, non somari, così come vi erano sumeri, non semiti, somari e sumeri, non semiti, non somari, va da sé. È ovvio che chi studiava di più lavorava meno, quindi il suo animale si stancava meno, quindi possiamo anche dire che i somari dei sumeri, semiti o non semiti, somari, erano più stanchi dei somari, dei sumeri, semiti o non semiti, non somari. Ma essendo più stanchi, questi animali erano anche più lenti, più tardi di comprendonio, quindi possiamo anche dire che i somari, dei sumeri, semiti o non semiti, somari, erano più somari, dei sumeri, semiti o non semiti, non somari. Ma questo a prescindere dalla somatina del sumerio, dei sumeri, siano essi semiti o non semiti, somari o non somari. E sarebbe un bel somaro chi affermasse che è più somara la somatina del sumerio, dei sumeri, semiti o non semiti, somari, e meno somara la somatina del sumerio, dei sumeri, semiti o non semiti, non somari. Anche perché non c'erano solo i sumeri semiti e i sumeri non semiti, no! C'erano anche i semiti non sumeri! Lo sappiamo, ci sono le carte! Una semita non sumera somara sposò un sumero semita non somaro, di cui l'incrocio tra il somaro della semita non sumera somara, che era più somaro, e il somaro del sumero semita non somara, che era mea, somaro, mea, 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 mea.